Fu un rapporto difficile quello tra Casa Savoia e il Monregalese. Di riconoscenza, soprattutto nei confronti di Carlo Emanuele I, che si impegnò a realizzare un tempio di romana grandezza a Vicoforte, ma anche di insofferenza nei confronti del centralismo sabaudo. In questo territorio Savoia regnarono dal 1418, 2 anni dopo il Ducato. Si ritirarono sotto il dominio dei francesi, per poi tornare con Emanuele Filiberto I, che un anno dopo la pace di Cateau-Cambrésis, nel 1560 restaurò il dominio sabaudo sui territori monregalesi. Emanuele Filiberto è stato più volte a Mondovì. A Mondovì ha voluto costruire una grande cittadella a costo di abbattere il Duomo antico rinascimentale, e questo è stato un primo momento di attrito con i monregalesi. Però bisogna dire che poco prima aveva concesso lo studio generale, a Mondovì si chiamava così, che era l'Università di Torino. Finché Torino era stata sotto i francesi, c'era il problema di formare gente, dei funzionari in vista di un ritorno dei Savoia. E allora Mondovì era libera e aveva concesso l'università. Benissimo, 1560-1566. Poi l'università torna a Torino, salvo qualche facoltà rimasta fino al 1719. Ma il momento bello è stato quando intorno al pilone è nata questa devozione e Carlo Emanuele I è venuto più volte in processione, a piedi, con la regina, e ha preso questo impegno di sostenere l'edificazione del santuario, non una piccola cappella, non una chiesa di 3 navate, ma un tempio di romana grandezza. Finché ha potuto lo ha sostenuto, ha fatto venire i cistercensi, ha fatto venire i gesuiti qui, ha voluto che intorno al tempio le cappelle fossero cappelle funerarie per tutta la dinastia dei Savoia, perché pensava di portare qui le tombe dei Savoia e anche la sua, e di fatto c'è solo la sua per il momento. Ma poi impegnato in tante guerre, in tante battaglie, in tante spese, ha rallentato i finanziamenti. Qualche finanziamento c'è stato per le 2 cappelle dei cistercensi, ma i lavori si sono fermati un po'. Soprattutto il momento di attrito maggiore con i Savoia è stato la fine del 600, con le 2 guerre del Sale. I montanari in modo particolare, ma anche i paesi del distretto contro i Savoia, perché i Savoia erano centralizzatori, volevano togliere antichi privilegi a Mondovì e al suo distretto, e il privilegio in particolare era quello della gabella del sale da non pagare. Non pagando la gabella del sale si faceva molto, molto commercio di sale con la Liguria attraverso le vie del sale che attraversano queste nostre montagne, e lo si vendeva anche a un prezzo favorevole altrove. No, questo era un privilegio da togliere, e ci furono 2 guerre ferocissime contro i Savoia. Questo tempio qui fu però al centro ancora di un tentativo di unificazione, perché ci fu un momento di pace tra le 2 guerre, e qui convennero un po' tutti in processione a pregare la Madonna per la pace, e i Savoia erano con loro. Poi la guerra riprese.